ringrazio Tore e gli organizzatori per avermi voluto qui insieme a voi questa sera, testimone di questa prima edizione di Galana. Un applauso per questa prima volta di questa manifestazione, sperando che sia in realtà la prima di una lunga serie. Infatti il format nasce qui a Silanus, ma in realtà l'idea è quello di portarlo un po' in giro in tutta l'isola e perché no anche fuori. Galanas è organizzato, come molto probabilmente già sapete, dal gruppo folk Santularecchio, appunto di Silanus, ma anche fortemente voluto e patrocinato dal comune di Silanus, dalla Proloco e dall'ASPE di Nuoro, che appunto ringraziamo. Galanas è appunto un omaggio, diciamo così, a quella che è la figura della donna, la figura della donna sarda inserita però in quelle che sono le musiche e i balli della Sardegna. Stasera infatti voi vedrete avvicendarsi su questo palco solo ed esclusivamente delle donne, delle figure femminili. È assolutamente vietata la presenza di qualsiasi uomo. Vedrete infatti che il ballo è le musiche. Vedrete infatti che i balli e le musiche saranno portati con i sorrisi, la bellezza, l'eleganza, i colori, la compostezza dei costumi di tutte queste ragazze, che appunto speriamo di regalarvi un grandissimo spettacolo. Si avvicineranno non solo gruppi di sole ragazze, ma anche solo ed esclusivamente delle suonatrici donne che piano piano poi vi presenterò. E a proposito di donne, chiamerei sul palco il mio assessore Rita Morizzu per portare il saluto dell'amministrazione comunale. Un applauso, grazie. Fare questa manifestazione in così breve tempo, insomma, anche per noi. Grazie.